Una cameriera mi scruta da sopra la montatura degli occhiali. In mano ha un termos argentato. Le porgo la tazza, grazie. Me la riempie fino al bordo. È venuto per la fiera? Faccio di segno di no con la testa. Che fiera? La fiera dei cavalli. Mi guarda, si aspetta che le dica per quale ragione mi trovo a Cividella del Friuli. Alla fine tira fuori un blocchetto. Che stanza è? Gli mostro la chiave. 119. Si siede. Una cameriera mi scruta. Se vuole altro caffè la può prendere da sola al buffet. Ma non te grazie. Buonasera del 18 febbraio 2000, sono andata a casa, sono addormentata, La prima è una persona immaginaria. Ho scelto tre caratteristiche che sono simpatico, carino, gentile e intelligente. In questo viaggio ho scelto tre persone. La prima persona è il mio nonno. Allora, è molto timido perché quando gli dico una cosa triste lui si emoziona e ha emozioni tristi. Io nel mio viaggio porto un drago, un cane e un ninja. Nel mio viaggio porterei tre miei amici. Il primo è uno dei miei migliori amici, è generoso e solare. Giochiamo perché così possiamo giocare sempre insieme con gli altri e prestarci giochi. È divertente, ha molti gusti insieme a me, uguale a me. Allora, la seconda persona che sto per dire è la mia mamma. Allora, ha occhi molto belli perché quando io sono triste lei mi dice di guardare negli occhi e io divento felice. Poi un cane perché è veloce, ha un fiuto mitico e ha zampe possenti ma leggere. Poi un ninja perché è intelligente, furbo e forte. La terza è sempre una delle mie migliori amiche e ho scelto quattro caratteristiche sempre, che sono simpatica, pazza, giocherellona e brava. Ho scelto simpatica perché fa sempre battute, pazza perché fa sempre cose strane, giocherellona perché gioca sempre e brava perché è veramente una persona in campo. L'orientamento narrativo è un metodo che utilizza le storie, quindi i romanzi, i racconti e i film, per facilitare i processi di orientamento delle persone. Predilige le modalità di orientamento in gruppo. L'obiettivo dell'orientamento narrativo è quello di promuovere le competenze di auto-orientamento e di facilitare nelle persone che partecipano ai percorsi di orientamento narrativo la riflessione sull'identità.
Lo scopo complessivo può essere riassunto in una sola parola, l'empowerment. I processi di empowerment sono i processi attraverso i quali le persone acquisiscono un maggior potere e un maggior controllo sulla propria vita e sulle proprie scelte. Anche soltanto rispetto a poche decine di anni fa, infatti, oggi le scelte nella vita delle persone si moltiplicano, diventano sempre più numerose e non sono soltanto nei momenti socialmente definiti di passaggio. Per cui è molto importante riuscire a sviluppare nelle persone delle competenze di autorientamento. In poche parole, anziché accompagnare una scelta come si faceva in passato, si preferisce oggi insegnare a scegliere. Che cosa succede concretamente in un percorso di orientamento narrativo svolto con una narrazione guida? Ci sono momenti di lettura a alta voce. Il conduttore legge brani dalla narrazione guida, dal romanzo, solitamente è un romanzo, che guida tutto il percorso. A questi momenti di lettura sono intervallati momenti in cui vengono consegnate delle schede attività. Queste schede attività sono legate a delle dimensioni particolari. Ci possono essere schede sulla presentazione di sé, ci possono essere schede sulla conoscenza degli altri, sulla capacità di lavorare con gli altri, ci possono essere schede sulle proprie risorse, i propri limiti, ci sono schede sull'immaginazione del futuro, ci sono schede sulla progettazione del futuro, quindi sul tradurre questa immagine del futuro in un progetto con degli obiettivi, con dei tempi, con la previsione di ostacoli e delle risorse che potremo utilizzare per superare questi ostacoli. Insomma, si riflette attraverso queste schede attività in cui i ragazzi singolarmente, individualmente o in gruppo devono scrivere e quindi riescono a riportare in forma scritta, quindi a formalizzare in qualche modo alcune dimensioni che sono decisive rispetto al proprio processo di autorientamento. Ci sono alcune attenzioni che si fanno per preparare queste schede legate alle narrazioni guida. Innanzitutto che siano collegate a degli episodi, a degli eventi o a delle metafore proposte dalle narrazioni guida stesse. Secondo, un'attenzione particolare al positivo. Quindi si tende più a evidenziare gli elementi positivi, gli elementi di immaginazione del futuro e di valutazione di sé più positivi, senza trascurare i propri limiti, gli ostacoli che si incontreranno, ma focalizzandoci soprattutto sugli elementi che motivano all'azione, che riescono a spingere in avanti. E poi si cerca anche di favorire il confronto, perché la terza cosa concreta che succede in un percorso di orientamento narrativo è quello di leggere poi quello che si è scritto nelle schede, anche in quelle che sono state redatte soltanto in forma individuale. E è proprio dal confronto con gli altri, dall'ascolto delle letture di quello che ha scritto, di quello che hanno scritto i propri compagni, che si scoprono alcune cose, non soltanto sui compagni, ma anche su se stessi. Quando io ascolto un mio compagno, una mia compagna che ha immaginato un obiettivo per sé e ha tradotto questo progetto in dei sottobiettivi, in delle fasi, eccetera, posso apprendere qualcosa che serve per il mio obiettivo, posso capire che la stessa cosa, la stessa situazione può essere interpretata da più punti di vista. Quindi la dimensione su cui si lavora è anche quella di inserire una persona in un contesto, di far comprendere che dal punto di vista degli altri e che dalle esperienze degli altri si può apprendere molto per costruire il nostro progetto, la nostra idea di futuro. Quindi c'è una parte che è sommersa e una parte invece che è fuori dall'acqua, ok? E vi chiedo, l'iceberg è una montagna di ghiaccio che galleggia in mezzo al mare. Ha una parte immersa e una molto più grande sommersa.
immagina di collocare le cose che sapevi di te nella parte emersa e in quella sommersa, più di sotto, quelle che hai scoperto o che hai messo a fuoco in questo percorso. Allora, io ho fatto due parti di iceberg. Una sommersa, che è la mia parte sommersa, quella parte nera della mia vita, quindi parte brutta. E la parte di iceberg che va di sopra, che non c'è l'acqua sopra, è la parte buona. In parte buona ho fatto questa parte di iceberg. È una parte della mia vita buona, dove sai che c'è la nascita della mia sorellina e quell'altra cosa. Sapevo di essere buono con gli amici, un po' cinico, e sapevo molto bene di odiare gli americani. Poi, ho scoperto di essere più indifferente al mondo di quanto mi immaginassi, di essere molto interessata alla carriera militare e ho anche notato che ho una grande determinazione per arrivare agli obiettivi più importanti. Essere simpatica, comica e non ho mai voglia di scrivere e di impegnarmi a descrivere. Invece, la cosa sommersa, l'amore verso il mio gatto, essere estroversa, sottovalutarmi, un po' paurosa, essere più seria quando scrivo, per niente timida. Il mio gatto adorato come se fosse una persona. Volere la mia caratteristica estroversa. Sapevo di sapere come volevo diventare, sapevo di sapere quello che ero e che sono, sapevo di avere delle idee, sapevo di ritenere determinate cose più importanti e credevo di valer di meno. E poi, ora sono sicuramente cresciuta, non è che ho imparato cose nuove, ma ho fatto ordine nella mia testa. Ho dato un'etichetta e un grado di priorità ai miei interessi, desideri e alle mie aspirazioni. Ho analizzato più a fondo il modo di raggiungere i miei obiettivi. Anzitutto capendo chi sono ora e poi capendo cosa desidero davvero, mettendo tutto in ordine logico e prioritativo. Ho scoperto di tenere davvero il mio futuro, ho scoperto che mi devo impegnare davvero, che mi devo impegnare finora per raggiungere i miei obiettivi e dedicarmi ai miei interessi. Ho scoperto che ho molto da imparare, soprattutto vivendo. Ho scoperto che però devo vivere in modo più attivo. Ho scoperto di aver bisogno dell'appoggio delle persone e di essere più fragile di quello che sembra. Non è vero che i problemi mi scivolano addosso, io ci sto male. Ho capito che mi importa del giudizio degli altri, anche se non vorrei che fosse così. Ho capito di potermi sempre migliorare ed è ciò che voglio. Ho capito che voglio diventare qualcuno e che voglio impegnarmi vivendo la vita in modo più attivo e raggiungere i miei obiettivi e fare la mia parte. Fado? Allora, in questo percorso non ho scoperto nulla di particolare, però una cosa l'ho fatta. Ho riflettuto un po' su quello che potrebbe essere il mio futuro, magari non ho le idee ben troppo trasparenti, però questo laboratorio probabilmente, cioè senza questo laboratorio probabilmente non avrei riflettuto sulle mie aspettative o non avrei fatto un po' di introspezione, quello che è il mio io. Sta. Grazie. Sapevo su di me ottimismo, coraggio, timidezza, passione per il calcio, sensibilità, senso del dovere, educazione, affidabilità. Ho scoperto intelligenza, simpatia, studioso, ganzo, altruismo, serietà, allegria, felicità, amichevolezza, bontà, fedeltà e tranquillità. Bravo. La prima parte ho scritto che pensare a parenti. Questa scusa è quella. È la parte che non fai. È la parte che non ti piace. Perché pensare a parenti che non hai, quando sono a Napoli e non puoi vederli, non puoi salutarmi la mattina, oppure non ti vengono a prendere a scuola e vedi gli altri, i nonni che li vanno a prendere, è brutto. E poi tu ho scritto nuovi amici, perché essere una nuova scuola è una nuova classe, mi sono fatta dei nuovi amici, quindi penso che. Allora, e cerco di mettere da parte tutto il resto. Questa è la parte positiva. Bene. Particolarmente piacere poter presentare il progetto che noi stiamo portando avanti dal maggio dello scorso anno,
di cui siamo fila per la Regione Toscana. Il progetto è l'orientamento narrativo, Le storie siamo noi, un progetto che abbiamo ritenuto innovativo e molto significativo, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado e mirato ad una, come dire, attuazione di un percorso orientativo nuovo, diverso da quello che le scuole solitamente sono abituate a fare. In Toscana sono state individuate a suo tempo 3 province, appunto Massa Carrara, Grosseto e per l'appunto Livorno, in quanto le 3 province con il più elevato tasso di dispersione scolastica nell'ambito della regione. Ed è partito un progetto pilota di carattere sperimentale, classi delle scuole medie, delle scuole superiori della provincia di Livorno. Hanno aderito numerose scuole, anzi abbiamo purtroppo dovuto così tagliare alcune classi che poi si erano segnalate. L'esperienza è stata portata avanti durante tutto questo anno scolastico e ha visto anche la realizzazione di 4 giornate seminariali che hanno avuto, tra l'altro, io credo di poter dire, un grandissimo riscontro con appunto gli esperti e il professor Batini e poi appunto momenti di sperimentazione. Prevista un'altra giornata seminariale alla fine di aprile, dove appunto faremo un pochino il punto della situazione. Siamo immersi nelle storie, la pubblicità, la televisione, la politica, la medicina, il management, l'educazione sono infarciti di storie. Pensiamo con le storie, il pensiero narrativo è una delle forme di pensiero che sono presenti in tutti i tempi, in tutte le aree geografiche, in tutte le culture. Siamo fatti di storie, ciascuno di noi comprende la propria identità come il racconto che fa se stesso su se stesso e influenzato ovviamente dai racconti degli altri. Proprio per questo è importante imparare a difendersi dalle storie, per non essere manipolati dalle storie che ci vengono proposte preconfezionati, e imparare a costruire le proprie storie, quindi sviluppare delle competenze narrative. Questo perché? Perché per ciascuno di noi è importante diventare l'autore e non solo il protagonista della propria storia. So they came for you, they came snapping at your heels, they come snapping at your heels. But don't break your back if you ever say this, but don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best, I'll see you soon. In a telescope lens, and when all you want is friends, I'll see you soon. I'll see you soon. You lost your trust. You lost your trust. Don't lose your trust.